Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino di via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi e bentornati. Oggi in questo video vi voglio presentare un esercizio della serie per rispondere alla domanda che con gli esercizi a corpo libero non puoi andare a sviluppare i pettorali. Allora, vi assicuro che c'è un ragazzo in una palestra dove seguo io che lui è in grado tranquillamente, ad un tenero peso di 60-61 kg, eseguire 110-120 kg di panca piana, ma quando l'ho messo a fare questo esercizio ha avuto difficoltà ad eseguire 7-8 ripetizioni. Quindi immaginate se lui andasse ad attuare un protocollo più orientato all'ipertrofia con un 4x8 o un 4x10, quale beneficio potrebbe trarre da questo esercizio. Quindi quello che voglio proporre sono le dip bulgare agli anelli. L'esercizio è un vero e proprio movimento di adduzione ad opera del pettorale e il tricipite in realtà non lavora. Può essere considerato un movimento di base per andare a introdurre il lavoro alla croce e si esegue come vi spiego adesso. Bisogna saltare in appoggio agli anelli, quindi se non avete già una buona confidenza con l'instabilità, può essere che voi andiate a eseguire qualche ripetizione e andate a stancare talmente tanto il piccolo pettorale, gli interlocutori per mantenere gli anelli vicini, che non riusciate a fare neanche 2-3 ripetizioni dell'esercizio. Una volta che siamo nella posizione di partenza, una cosa fondamentale è andare a extraruotare completamente le mani. Da questa posizione andiamo a intraruotarle, quindi le nocche dovranno guardare in avanti e a questo punto pensare ad aprire i gomiti all'esterno. Idealmente, se noi andiamo a vedere l'esecuzione di lato, non di fronte, noi dovremo vedere che l'avambraccio va a nascondere il busto e abbiamo la mano, la spalla ed esattamente dietro abbiamo il busto. Se invece vediamo che le braccia vanno troppo indietro, allora noi non stiamo scendendo dritti dagli anelli, ma stiamo scendendo in avanti e questo è uno degli errori maggiori. Una volta che noi siamo arrivati con la parte superiore del braccio, quindi l'omero, che è parallelo al pavimento, dobbiamo tornare su. Uno degli errori principali che viene fatto è quello di stendere le braccia. Invece quello che dobbiamo fare noi è pensare a fare una chiusura di questo tipo sul busto, quindi prima chiudiamo e quando siamo quasi vicino alle gambe andiamo a distendere le braccia. Quindi, come vedete, non è un semplice salta sull'anello e fallo, perché se me l'hanno insegnato così, mi dispiace dirlo, ma non hanno capito proprio un bip 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 bip. Ok, quindi ci sono diversi accorgimenti tecnici che devono essere mantenuti per rendere l'esercizio efficace. Spero di averveli trasmessi. Ah, mi stavo dimenticando una piccola cosa: se non c'è una buona rotazione interna, quindi gli esterorotatori sono troppo duri, questo esercizio non lo farete mai, semplicemente perché non si riesce a raggiungere questo tipo di escursione articolare, ok? E si tende a compensare con la spalla, ci si fa male e basta. Quindi spero di avervi fatto capire un po' quelli che sono gli accorgimenti tecnici di questo esercizio per renderlo veramente efficace. Spero di avervi fatto capire che può essere utilizzato per lo sviluppo dei pettorali, per tutti gli esercizi di rilassamento che dovete fare tra le serie, che io vi consiglio di fare. Andate a visitare il mio sito www.alessandromenente.it. E se vi è piaciuto questo video, condividetelo soprattutto con tutte quelle persone che vedete che lo fanno malissimo e che in realtà dovrebbero farlo meglio.